Nell'episodio precedente... Ah, spray anti-moschito. Anche se in realtà non fa un cazzo di niente. Ma torniamo alle cose serie importanti. Abbiamo pescato dei pesci per la nonna? Fammi un po' vedere. Ti prego, dai. Anche i modelli dei pesci sono bellissimi, spero di sì. Sì, sì, eccoli, sì. Oh, però, ditemi quello che volete. Ma è veramente sexy, sta macchina. È veramente... Guarda che bella dashboard. Prima il negativo. No, no, no. Scherzavo, prima il positivo. Prima il positivo. Madonna mia, sta per prendere fuoco tutto. Se accendo lo start, l'iniezione, dovrebbe accendersi roba. Oh, oh! Non parte, ragazzi. Forse meno aria? Avevo tante speranze. Sì! È partito! Sì! Salve! Sono qui per la revisione, sì. Eccovi! Eccolo, salve! Revisiona accuratamente il mezzo, questo è il suo strumento di precisione. Perfetto. Vediamo se ci dà la targa. Oh, mi ha detto che sono un personaggio con questa macchina. Ci va, aumenta. Non è passato. Le gomme. Ma signori, per i vostri occhi e per la vostra anima, per le vostre orecchie, perché no? Anche per le vostre orecchie, ecco a voi la nonna. C'è il rally, nonna. Eccolo lì. Che ah no, quello è il cugino. Quello lì è il cugino, è mio cugino. Non, continua pure a parlare, nonna. Dicevi, cara? Ha detto perché lei si è arrabbiata che ho pisciato. Scusa, nonna, non la tenevo più. Mi bevo anche il caffè pisciato, guarda. A posto così? Oh, oh, scusa. Mi dai i soldi? O ti sei arrabbiata perché ho fatto la pipì e non me li dai? Non dimmi che ti sei arrabbiata, nonna, eh? Nonna. 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 Questo gioco è come, cioè, è come fare un figlio. Guarda che bella, ce l'abbiamo fatta l'ultima live. Cioè, ci abbiamo messo altre 3 ore. 15 ore di buildaggio, ma eccola qui, quella macchina. Che meraviglia, cazzo che bella che è. Veramente cattiva la Satsuma. Come vi avevo anche detto l'ultima volta, costruire la macchina e guidarla è come partorire un figlio. Ora non sono una donzella, che non, però secondo me il dolore del parto l'abbiamo sentito buildando questa macchina. Quindi è davvero come fare un figlio, fare questa macchina. Ed è di una soddisfazione incredibile guidarla una volta che l'hai fatta, contando che erano singoli pezzettini di merda e tutti abbiamo attaccato tutti i 300 bulloni di questo delirio. Eccola qui. E ora non si vede bene, ma fidatevi, c'è del delirio qua dentro. Ma sapete cos'è ancora meglio? Quando la puoi guidare con un cazzo di volante. Ta-da!
Non è andato, aspetta. C'è un problema tecnico. Ci riprovo, eh. Ta-da! Sì! Allora, non so bene come farla sta inquadratura del volante, però boh, l'ho messo sul letto il... Ho preso il treppiede da un R60, preso Wish, ci ho attaccato il telefono che scoppia e l'ho messo sul letto. Oh, un po' si vede il volante, no? A parte tutte le cazzate. Guarda che roba! La controllo col volante! Sì, cazzo! Ho messo anche le luci, vedi? Direttamente qui, col volante. Ho messo le frecce, che in questo gioco ci sono. Ho messo anche... No, la freccia no! Ma come si attiva anche la freccia quando accendo i tergicristalli? C'è un po' di problemi di elettronica. Però, minchia, ragazzi, c'ho il cambio, come vedete, ad H, con le quattro marce. Frizione, acceleratore... Funziona tutto. Ragazzi, e quando non mi serve, tac, premo il tasto sullo Stream Deck e siamo a posto così, come vedete, queste cose qui. Allora, la cosa principale è l'operazione Jock, diventare amici di Jock, appena ci chiama, correre da lui, portarla a casa 5 volte. E poi pesce alla nonna, operazione pesce alla nonna, che non suona tanto bene, vado a dormire, glielo porto. E poi assolutamente andare a comprare altre taniche di aranciata. Vedete che io qui ho dell'aranciata. Perché me ne servono 20. Perché abbiamo iniziato a preparare l'alcol illegale da vendere a Jock. Sentite? Sta ancora bollendo, sta ancora preparandosi. E quindi mi servono altre taniche di succo. E poi dobbiamo andare ad Afflittaria, qui a Loppi, a comprare le gomme per prendere la targa. Perché se la pula ci ferma quando... Se non abbiamo la targa ci fa un culo così. Orca. Ah. Due. E tre. Dai che devo comprare le gomme per passare la revisione. Mi prendo un altro Orange Juice. Non vi... Forse non è di arancia in realtà. È un succo, non so di che cos'è. C'è una rana dentro sopra, quindi... Sto caricando dei pesci che sembrano delle spade antiche arrugginite sulla macchina, non a caso. Ok, modalità guida, signori, un po' di... tiriamo un po' d'aria, diamo gas. Ci mette un po', eh? Ma no, guido benissimo, no? Faremo zero incidenti. Guarda lì il volante che si sciacca, accendo le luci. Ma le luci? Ma è possibile che non riesca mai a settare una minchia? Vado, via il freno a mano. Attenzione ai pesci della nonna. Retromarcia. Mio Dio, che goduria. Signori, sgommatina di partenza, cazzo. Dai, tanto le gomme dobbiamo cambiarle. Prima... Si parte! Scoppietta un po' il motore, ma va benissimo. Easy! Oh, che goduria, ragazzi! Averla montata è già una goduria, poterla guidare con un volante. Che cazzo di meraviglia! Metto anche la freccia. Ah, merda, il giorno di rally, è vero, occhio. Vabbè, vado. La nonna non può aspettare il pesce. Mi si incastra tutto. Ok. Madonna mia, ma guarda che strada di merda che c'ha la nonna, però. Domani è domenica, mi chiederà di portarle in chiesa. Devo fare benzina prima di domani. Devo andare da Timo in città. E tiriamoci un po', cazzo.
Ecco qui casa della nonna. Mi si è spenta la macchina. Presto, devo levarmi di qua prima che passi una macchina da rally e ci faccia il culo. Diamo una sgasatina. No, nonna, no! Ah, a posto. Il pallo della nonna non esiste. Ecco la nonna! Siamo arrivati. La lascio in prima. Metto il freno a mano. Grandissima, grandissima. Ti lascio il pesce. E nonna? Ciao cara. Eccola qui che hai già iniziato. Benissimo. Ecco qui. Sì. Beh, questa ha ragione comunque. Mio cugino con la macchina verde. Stessa famiglia, stessi problemi di ubriacatezza. È verissimo, nonna. Questo ti do completamente ragione. Ecco fatto. C'è Rally, c'è Rally. Un giorno anch'io. Ma questo è mio cugino. Non è, non è Rally, scherzavo. E sediamoci e aspettiamo che ci paghi. Tanto mi levo la fatica con la nonna. Il caffè della nonna leva la fatica, è l'unica cosa positiva. Lo so, i giovani d'oggi. Vedi, sono come le nonne vere. I giovani d'oggi. Posso fare una cosa? Nonna, devo rifarlo. Scusami, non resisto. L'intimità della nonna. Addio mio. Sì, dovremo lavorare. Sì, sì, andare in giro in città. Ci sono anche le chiese. Sì, non ha parlato tantissimo. Ci ha parlato solo 10 minuti. 600. Vabbè, grazie nonna. Grazie, eh. Ci ha parlato solo 6-7 minuti. Ci è andata veramente di straculo. Ciao cara, alla prossima, eh. Alla prossima, grazie mille. Oh merda, è quasi mezzogiorno. Vado a ordinare le gomme e poi andiamo a far benzina. Andiamo, un po' di musica e si va a Loppe. Che domani è domenica, è tutto chiuso. Andiamo. Oh, passa un'auto da rally. Merda, devo andare dalla parte opposta dove vanno loro, eh. Ah, la cintura, mi sono dimenticato. Oh, che bella la vita finlandese, cazzo. Andiamo. Guarda, c'è la gente che guarda il rally. Salve, sono un grande, lo so. Se ammazzi questi va in galera 15 ore di reali. Meglio non toccarli. Però grandi fan di rally in Germania, in Finlandia, no! Ecco qua, nonna, ti prego, non mi tenere 15 anni. Ecco fatto. Inizia a parlare, nonna. Fatto, eh? Inizia a parlare. Perfetto. Sì, sì, sì. Questa è Finlandia vecchia. Sa. È un misto tra Finlandia e Bari vecchia. Sì, Finlandia vecchia questa. Nonna, dammi i soldi. Kyllä se on nykyään, kun tulee nuo megamarketit ja kaikki, niin ei ne ihmiset viisti enää lähikaupassa käydä. Ma chi se ne frega i soldi che fa Timo? No, sitä se Teemu aina sinne 8 kesää ollut Suomessa ja ei kyllä tulisi vieläkään lähteä mihinkään hömpötyksiin. Senti come tira, oh! Come faccio a battere questi? Grande nonna, sì! Perché le... 600! Andiamo in città! Ma va fanculo, va! La nonna di merda! Fammi bere! Passa un'altra macchina da rally. Madonna mia. Andiamo, andiamo in città. Seguiamo questa strada e in teoria siamo abbastanza safe, no? Cristo di Dio, preghiamo tantissimo, eh.
ma a bordo strada mi si spacca la macchina, ragazzi. Guarda, se arriva qualcuno nello specchietto ditemelo. Ah, occhio che se investo qualcuno mi arrestano. Ma guarda, come si fa a fare rally in ste strade? Ma chi è la persona sana che organizza un rally in ste strade di merda? Arriva una macchina! No, no, mi tamponano duro. Loro devono vincere il rally. Cazzo gliene frega. C'è un povero Cristo in strada con una macchina del 72? Ma gliene frega un cazzo a loro. Anzi, non dovrei esserci io, forse. Ah, questo è l'arrivo. Ah, forse qui si fermano i faccia di merda. Ve lo dico io, andare a peraggiarvi lato nonna con se strade di merda è difficilissimo. Lì c'è il tavolino con i tempi. Ok, autostrada credo, quasi. Oddio mio. Un ubriacone nel bosco. Tutto regolare in quest'estate finlandese. Autostrada, grazie signore Iddio. Sono arrivato vivo. Vai senza farti problemi. Let's go. Siamo ai 100 all'ora, eh? Nice. No, non c'è la police. Me la mangia colazione la polizia. La polizia! Che sfiga di merda però. Che sfiga di merda. Chi è che me l'ha tirata? Mannaggia la put... Facevo i 100 e qualcosa. Ma fermate questo, ma guardate, ma è un pazzo! Eikös me olla aikaisemminkin tavattu ja silläkin kertaa oli pahane. Katsotaanpa mistä kaikesta tulee sakko tällä kertaa. Tuossa... Sì, quanto è la multa? Dai, non ho manco la targa. Kyllä silmistä ja paskarihosta arvasin, että tästä tulee minulle onnenpäivä. Olkaa hyvä, tervetuloa. Multa a caca Marco. A mezzogiorno e un quarto. Macchina non registrata. Senza targa. Praticamente un quarto d'ora dalla nonna. Per 600 franchi di merda. Sprecati dati a questo qua. Arrivederci agente. Continua a guardare. C'avete veramente la mamma. Anche la mamma poliziotta. Ok. Disinvolto. Che dovrebbe essercene uno qua. Fermate questo, ma guardate come vanno. Siamo arrivati a peraggiarvi. Devo essere più duro io con i freni. Ma c'è un morto davanti al negozio di Timo. Ha riparato... Ah no, si è riparato la vetrina. Hai visto? Grandissimo. Cioè, vabbè, sono più stupito che abbia riparato la vetrina che ci sia un morto di fronte al negozio, però... Figata. Quanto costa la benza? 4,28, quella, la 98. Perfetto, ci facciamo benzina, che è da sto lato. Questo qua è uno di quelli che alla sera beve. Ah no, arriva il bullo del quartiere, mi so. È uno di quelli che alla sera beve al pub di... Di Timo. La madonna, tutti col catarrone sono qua. Ciao caro. Sì, assolutamente. È mio zio questo. È mio zio, è quello che mi ha dato il coso. Eh sì, c'ha la stessa. Aveva la stessa tosse.
È vero, Casper, è proprio mio zio. Vedi, c'ha scritto Trucks. Zio! In teoria ho il camion. Ma me lo... Madonna mia, lo zio. Quindi ho il camion, Casper, lo posso prendere qua? E qui da qualche parte, il camion? Il succo c'è, ma non c'è. No, no, non è ancora tornato il succo. Vabbè, ero venuto anche per il succo, però mi dai un po' di carbonella. Mi dai del cibo. Ecco, mi dai altre salsicce, non vorrei morire a casa di fame. E carissimo, ti dirò, mi dai una cassa di birra e vado a fare benza. Intanto ti pago questa. E la benzina la pago la prossima volta. Ok. L'autospurgo. Forse gli stessi poliziotti che hanno multato me hanno tolto allo zio la patente. È lì svenuto, voglio dire, ci sta anche. Ale. Facciamo due gocce e salvo. Ah, aspetta un attimo che so anche il target. Ah. Ecco fatto, tutto il sellino. Signori, si salva. Prima di subito. Per carità del Signore Dio. Allora, dov'è il camion? Il G-Food Trucks. Speriamo bene, ragazzuoli. È un ottimo avanzamento se possiamo già prendere il camion. 405 turbo diesel. Oddio, Casper, posso guidare il... Non entra, però. Oddio, Casper, ho il camion! Inizia l'autospurgo, qua si può dormire. Oh, sì! Un sacco di spurgamenti di cacca. Vedi se... Ah, le chiavi! No, è vero, non c'è... No, 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 è vero, no, non posso prenderlo ancora. Che bello, c'è anche, vedi, il conta... I litri di merda che c'hai. Vabbè, torniamo a casa. Ok, poi appena arriva lunedì compriamo le gomme e poi dobbiamo sperare che ci chiami tantissimo giocche. Tantissimo, tantissimo. Freccia, non arriva niente, si va. Sai cosa non ho visto finora? Delle alci giganti. Sì, assolutamente, radiatore da cambiare velocissimo. Per averne uno decente, questo è veramente indecente. Ma anche 110 va bene, anche 110. Temperatura ancora accettabile. Ok, ragazzi, la nonna è stata portata... Le avevamo portato il pesce alla nonna. Abbiamo fatto benzina. Cioè, oggi, questo sabato, abbiamo fatto queste cose. Non è che abbiamo fatto tanto altro, eh. Ale. Qua si sta ancora preparando il Kilju. L'alcol in legalozzolo. Quindi devo intanto mettere via queste taniche. Perfetto. Che poi dovremmo vendere l'alcol tramite quelle taniche lì. Ale. Devo assolutamente vedere anche se devo pagare le bollette. Perché qua finisce che... E magari domani hanno tolto la patente allo zio. La domenica è una giornata un po' buttata. Nel senso che... No, non c'è niente. C'è la pubblicità del computer che costa 6.500. Poi lo prendiamo appena possiamo. Il camion ce l'ha, è di proprietà. È di proprietà dello zio. Il camion, così come il furgone che ogni tanto ci presta. Lo zio è quello lì che avete visto ubriaco, svenuto in città, abita lì. Quando gli levano la patente. Oddio, forse adesso ci regala sia il camion che il furgoncino. E con il camion possiamo spurgare la cacca come lavoro. Zio, ti ho visto svenuto al pub poco tempo fa, eh?
Mi sono stato beccato. Ho perso la mia licenza. Potevo spiegare che mi serve per il mio lavoro, ma vabbè. Zio, devi smettere di fumare però, eh. Madonna mia. La madonna. Ti saluta la nonna comunque, eh. Quindi sto pensando, se vuoi iniziare a guidare il camion, puoi fare un po' più di soldi facilmente. Mi siedo, io sarò qua seduto e mi godrò il mio lavoro, il mio non lavoro. Imposto dal governo, perché gli hanno tolto la patente, quindi imposto dal governo. È stata la polizia che gli ha detto praticamente smetti di lavorare. O te che eri svenuta al pub. Puoi prendere le chiavi del camion dentro al mio... all'ingresso. Grazie zio. Ma non le lasci al... Ma sono proprio contento di essere vicino di casa dello zio, eh. Dove sono le chiavi? Eccole. Grazie zio, la tua, eh. Grazie mille per le chiavi del camion. Grazie ancora. Grandissimo zio, grazie. Ma ti vedo proprio in salute. Sì ragazzi, molto bene. Pisciatina per festeggiare. Let's go. Abbiamo le chiavi del camion e possiamo anche spurgare la cacca. Adesso la speranza è, dato dobbiamo aspettare lunedì per comprare le chiavi, per comprare le gomme e passare la revisione. E poi dobbiamo iniziare a sperare che Jock ci chiami. Bene. Andiamo a dormire tra poco, quando la fatica è un po' più alta, e dobbiamo sperare che venga lunedì veloce per cambiare le gomme, ma soprattutto che Jock ci chiami. Dobbiamo fare 5 viaggi con Jock, 5. Perché è così importante Jock? Perché... Allora, sono le... dovremmo aspettare ancora un po' per andare a letto. Sono le... sono quasi le 9. Dovremmo andarci per le 11 a dormire, in realtà. Così ci svegliamo al mattino bello presto. È un po'... siamo un po' in anti... Poi ho bevuto il caffè della nonna e la fatica ce l'ho bassa. Oh, se no possiamo anche guardare Topless Gun. Ci sarà a quest'ora? Eccolo, che fortuna! C'è davvero! Topless Gun! Ecco gli sviluppatori! Bravissimi, avete fatto uno... Eccolo lì, eccolo lì! Un ottimo lavoro avete fatto, bravissimi! Andiamo a vedere i pezzi della macchina magari, sì. Non so, forse è un modo migliore per usare il nostro tempo. Sì, allora, i prossimi acquisti potrebbero essere a livello tattico... È Topless Gun. Questo è il contagiri, ad esempio, ma ci si trova anche in giro da qualche parte. Se volessimo fare gli sboroni, vorrei tanto. 700 watt di amplificatore, subwoofer e lettore CD. E si mette la mia musica... E si ascolta la mia musica proprio a manetta su sto gioco fantastico. E con tanto di selezione di tracce. Però questo è un sacco di... A livello invece strategico vero, senza fare gli sboroni, assolutamente subito, subito il nuovo radiatore. Molto comodo anche il kit di riparazione rapido. Qui c'è il NOS, col tanto di tastino per azionarlo. A 5.000 monete. Arrivo, arrivo! Dimmi che uno che ha sbagliato numero. Primo lavoro di spurgo di cacca! Dov'è? No, è qua! Vabbè, vado a prendere il camion e vengo qua. Primo lavoro di autospurgo! Allora, vabbè, tatticamente servirebbe il radiatore.
Allora, non puoi, in realtà non posso mettere niente in questo momento, anche le sospensioni da rally, perché non mi passa la revisione, devo passare comunque prima la... Vabbè che ci mette un bel po' ad arrivare prima il radiatore. Tutte queste parti mi servono, lo scarico, il carburatore nuovo. Cos'è questa, la frizione, non so. Radiatore, forse questo è il carburatore nuovo. Ci servono queste cose qui, queste tre pagine, una, due e tre, tutte, per fare il rally. Poi, queste cose qui sono più opzionali, tipo pezzi per fare la macchina più figa, interni per fare un po' gli scemi. Avevo preso gli interni leopardati, mi ricordo, l'ultima volta. E vabbè, indicatori vari ed eventuali e coso, lettore CD. Sono le 11 tipo, perfetto. Oi oi oi. Se è notte fonda... È notte fonda! Non ho acceso la luce, sono un coglione. Arriva Jock che mi chiama! Devo assolutamente andarci! Arriva Jock e non ci vedo niente! Aspetta che so dove è una luce! Sono un coglione! Ma vado a chiamare chiunque, per favore, vieni a prendere al pub! Puoi portarmi a casa? È al pub Nappo. Arrivo Giocche. Andiamo. Benissimo. Una volta di 5 finalmente andiamo a prendere Giocche. Se salvo passano 2 ore e Giocche non c'è più. E se ne va a casa a piedi. E non è più mio amico. Ok. Chissà cosa trasmettono a quest'ora la radio. Bello. Alle 2 di notte a prendere Giocche. Spero di non morire male. Ce la possiamo fare. Non ho la targa, ma lunedì l'avremo. Metto gli abbaglianti, credo che sia importante averli. Senza abbaglianti, con gli abbaglianti. La retrovisore non si vede perché c'è un buio della Madonna. È notte fonda, sono quasi le 3 di notte. C'è ancora il rally, ma quest'ora non c'è, ragazzi. Quest'ora siamo safe. Ho sbagliato, ho sbagliato. Vabbè, vado di qua, dai. Qua si passa dalla nonna, ho sbagliato strada, vabbè. Va bene anche di qua, ma è più difficile. Starò attento. Tanto mi devo esercitare per il rally, no? Madonna. Cristo. Che strada di merda. Sono altre macchine là, eh. Si è andata bene, dicevo. Ecco l'alce! Stavo per dire, ci è andata bene che finora non abbiamo incontrato alci. Porca troia. Sì, l'alce è un proiettile che cerca di farti fuori. Madonna mia. Dell'incoroneta. Ecco, per Ajarvi. Guarda, per Ajarvi la vedi, la riconosci perché c'ha i pali della luce.
andiamo a prendere Joe che ci paga, eh. Un po' ci paga una cifra random. Eccolo lì. Eccomi, giochi. Figurati. Vieni, vieni. Ti porto a casa. Eccoci. Mi sa che non c'è la cintura. Ah, sì. Se non... Vabbè, semmai non te la mettere. Ma vai questa sabbia, aspetta. Gli uomini non gli uomini. Ok, ora lui parla della sua moglie. Spoiler, dovremmo aiutarla a trasferirsi. Spoiler, si divorzia dopo 30 anni di matrimonio. Basta, spoiler. C'erano cose peggiori con giochi, quindi... Potrei anche ascoltare cosa c'è alla radio. Ma questo silenzio imbarazzante lo preferisco. E anzi, presto gli venderemo l'alcol illegale. E ci darà ancora più soldi. Sono le... L'ora sono le 4:20 del mattino. Però gioca qui con noi e tutto va bene. Un po' di radio, giochi? Ora non riesco a mettertela, però. Un po' di radio, giochi? Ok, questo è il ponte di Loppe, che bella musica che esce dalla radio. Possiamo tra poco prendere lo svincolo per Loppe. E tanto casa sua poi è lì, più o meno. Ti piace questo ponte, giochi? Bello, vero? Oh, okay. Ecco, qui ragazzi, questa è Loppe, la cittadina di Loppe. Non so, non credo sia ancora iniziato il rally. Qua c'è Flitari, dobbiamo andare a comprare domani le gomme. Qui, dal tipo lì. Però più avanti qua si va verso casa e si va alla casa di Giocche, dove dovremo mollarlo lì davanti. Ok, qui stiamo andando già verso casa, eh. Siamo... Ecco qua, qua c'è casa di Giocche. La casa attuale di Giocche. Sì, sì, lo so, caro. Mi paga anche per il disturbo. 50? Ma come, Giocche? Eccolo lì, quella è la sua macchina. E l'operazione Giocche, signori, è ufficialmente cominciata. Uno di 5 fondamentali passaggi che gli dovremo dare.